Uno dei motivi per i quali molti italiani decidono di trascorrere un periodo all'estero è lo studio. Vi sono campi di ricerca per i quali è necessario spostarsi, non tanto per una questione di opportunità, ma proprio perché l'argomento studiato riguarda un paese o una cultura specifica diversi dai nostri. Ciao a tutti, io sono Mary e oggi vi propongo una chiacchierata con una ragazza che ha vissuto per un anno in Islanda. Beatrice. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere aggiornati sulle curiosità islandesi e non solo, di condividere questo video con i vostri amici e di commentare qua sotto o lasciare un like. Ciao Beatrice, benvenuta sul mio canale YouTube. Ciao Mary. Dunque, facciamo un attimino le presentazioni. Beatrice è una storica medievale, emiliana, e ha trascorso un anno in Islanda per fare ricerca all'università e scrivere la sua tesi magistrale, giusto? Sì, ho passato un anno e un mese in Islanda e ho fatto la prima parte di Erasmus, una decina di mesi, e poi gli ultimi alla composizione e stesura della tesi, ricerca e stesura della tesi, sì. Dunque, io e Beatrice ci siamo conosciute appunto in Islanda già anni fa tramite amici in comune in realtà e abbiamo stretto una bella amicizia. Abbiamo trascorso momenti belli e brutti, viaggiato, partecipato ad eventi, uscite a cena, a bere, a ballare, insomma le cose che si fanno quando si è studenti. Bea, ti lascio un attimo la parola nel caso volessi aggiungere qualche altro dettaglio che io mi sono dimenticata, insomma. Diciamo che abbiamo mangiato molto in questo anno insieme ed è stato sì un anno magico, soprattutto grazie alla nostra amicizia, ecco quello sì, quello è stato fondamentale per la mia sanità mentale in Islanda. Per quella di tutti, penso, insomma. Esatto. O fai così, o cerchi delle cose da fare, o è molto difficile, soprattutto trascorrere l'inverno. Dunque, io direi di cominciare con un riassunto della tua esperienza in Islanda, il perché ti sei trasferita lì, anche se ce l'hai già accennato, come hai fatto, come ti sei organizzata, eccetera, eccetera. Allora, come abbiamo già detto, sono venuta in Islanda per fare un anno di Erasmus più tesi all'estero, dove ho vinto le due borse. Avevo scelto già, sulla fine della triennale, di venire in Islanda perché era possibile seguire il master Viking and Medieval Norse Studies, in modo da poter studiare sia letteratura nordica che la storia appunto nordica, quello in cui poi io mi sono laureata. Quindi la scelta è stata puramente accademica perché c'era anche possibilità di andare a Oslo, ma ho preferito optare per l'Islanda e quindi è stato un motivo puramente pragmatico che mi ha portato in Islanda e vabbè, le solite trafile per partecipare al bando Erasmus e devo dire che un vantaggio di essere andata in Islanda è stata, diciamo, la burocrazia molto veloce e rapida, sia nei rapporti tra le università, ma anche quando arrivi la registrazione al paese. Noi che siamo abituati in Italia a questa burocrazia infinita, almeno in Islanda devo ammettere che questo è stato il lato veramente positivo, ecco, che ho apprezzato molto. Sono d'accordo, a parte i tempi alle volte un po' lenti, un po' tutto all'ultimo, però per quanto riguarda fogli, documenti, è molto, molto, molto Sì, anche semplice. per avere il Kenny Tala, che è il numero identificativo, è stato facilissimo. Anche il cambio di residenza, ti rechi lì e in 2 minuti ti cambiano la residenza, non come in Italia che devi chiedere 3.500 documenti. Quindi quello è stato sicuramente un lato positivo dell'Islanda. Per quanto riguarda il viaggio, il trovare un alloggio, è stato facile? Come ti sei orientata? Allora, era la prima volta che io cercavo casa oggettivamente perché facendo l'università a Bologna io ero pendolare, quindi devo dire che a parte l'ansia iniziale per dire devo capirci qualcosa, c'erano siti abbastanza utili per gli studenti per trovare casa, io ad esempio ho usato RentMate. Però ad esempio per gli studenti c'è anche lo studentato, anche se non è sempre così facile ottenere una camera. Ne so qualcosa. Esatto. Però è stato abbastanza facile, diciamo, trovare casa. Anche dopo, quando ho dovuto cambiare, la seconda volta ho usato sempre il sito web e la terza invece ho usato il gruppo di Facebook per gli affitti e loro sono molto carini e disponibili e ho trovato praticamente subito un monolocale per l'ultimo mese là. Potresti raccontarmi brevemente quali sono stati per te i più grandi ostacoli della tua vita islandese?
E quali invece i vantaggi di vivere e studiare in un paese come l'Islanda? Allora, i grandi ostacoli sono stati sicuramente il clima e il cambio della luce del giorno e notte verso l'inverno, a cui noi mediterranei non siamo minimamente abituati, pur venendo da una terra piena di nebbia e oscurità durante l'inverno. E ammetto che la maggior parte dei sintomi della depressione dovuta al cambio giorno e notte li ho sentiti tutti, però con l'utilizzo di vitamina D è migliorato molto, e soprattutto il rapporto con gli altri è fondamentale. Gli altri, nel mio caso, ma particolarmente italiani o comunque stranieri e non islandesi, di cui penso di averne conosciuto bene due, e quindi sì, ha fatto molto l'amicizia dei compagni di classe, di Mary e così via. Però sì, quello è stato uno dei grandi ostacoli, è stato anche un grande ostacolo appunto essere un attimo in un paese nuovo per così tanto tempo, ma quella è un'esperienza personale mia. Dell'Islanda un altro lato negativo probabilmente la mancanza a volte di contatto, ma forse è stata anche una cosa mia, con proprio i locali. Forse anche io non ho cercato particolarmente di entrare in contatto con loro, essendo in un corso orientato completamente a stranieri, perché in classe con me non c'era neanche un islandese eccetto i professori. Forse questo è stato un po' anche il problema, ecco. Invece quello che ho apprezzato dell'Islanda è stato sicuramente avere per la prima volta un corso internazionale. Secondo me in Italia manca un po' lo scambio con persone che vengono da diverse parti del mondo. La sicurezza, nel nostro caso, io come donna in Italia sì, giri chiaramente, però dai sempre due occhi in più, alla sera se sei in una via un po' buia e da sole chiaramente non sei la persona più tranquilla del mondo, e i borseggi, non borseggi. Però in Islanda devo ammettere che c'è veramente, come donna ti senti sicura di uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte. E se hai la borsa aperta, mi ricordo che mi avevano detto di chiudere lo zaino, la porta che non si chiude senza mandata, che per me è scioccante. Quindi questo è un aspetto veramente positivo dell'Islanda. Un altro aspetto positivo dell'Islanda è la natura, cioè che tu appena esci da Reykjavik a fare una passeggiata sei già o sull'oceano andando verso Grotta, oppure prendi l'autobus e sei già sull'Asia, che secondo me sono vantaggi per me fondamentali. Per lo studio, vabbè, da italiana ho trovato facilità nello studio perché gli esami non sono paragonabili ai nostri in quanto a materiali da studiare, ecco, quello sì, quello devo ammettere. Però è stato un anno proficuo, sia per la mia formazione personale che di carriera, ecco. Per quanto riguarda la sicurezza sono 100% d'accordo con te, perché comunque, come dicevi, io uscivo a tutte le ore del giorno e della notte senza nessun problema. Poi chiaro, noi abitavamo in centro, io ora non so come sia in altri quartieri, però non sentivo il minimo pericolo mai. Ci sono delle cose che ti mancano, oppure delle cose che invece non ti mancano per niente dell'Islanda? Allora, che mi mancano dell'Islanda, mi manca appunto questo contatto con la natura che sfortunatamente in Italia, almeno non in tutte le città, c'è. Ad esempio dove vengo io va in campagna, però manca proprio l'idea della natura che circonda la città, di uscire. In Italia un pochino manca perché è fortemente urbanizzata, c'è da dire. Siamo anche molto più popolosi di loro, quindi mi vuoi farci. Quello mi manca tantissimo, veramente veramente tanto. Mi manca appunto questo senso di sicurezza, di quando esci di casa e sei tranquilla. Poi naturalmente gli amici che mi sono fatta là mi mancano tantissimo. Queste sono le cose fondamentali che mi mancano del vivere là. Infatti a volte provo nostalgia, ci verrei in vacanza non a viverci, però un po' di nostalgia per questo sì. Le cose che non mi mancano assolutamente, sì, sempre per la burocrazia, mentre noi in Italia siamo abituati, c'è un problema burocratico, lo si risolve subito, a meno che non è la segreteria dell'università dove devi un attimo. Quello che in Islanda un pochino c'è, questa idea del sì, vabbè, ma finché non è necessario noi non facciamo niente, tant'è che io avevo dovuto cambiare a livello burocratico il motivo per cui ero lì e loro hanno aspettato tantissimo, tant'è che
effetti mi sono scadute le credenziali e non potevo più accedere neanche all'email e a niente. E quindi io avevo già sollecitato prima che questo succedesse, ma non l'avevano fatto. Però devo ammettere che quando poi il problema è sorto l'hanno risolto in pochissimo tempo anche quello. E poi sì, che non mi manca questo, vabbè, sì, quando proprio è necessario si sistema. Fare le cose un po' alla tanto. Tetta redda. Esatto, perché tanto va bene così. Sì. E quello sinceramente è una cosa che non mi manca assolutamente, ecco, proprio no, no, no. Il clima ti manca oppure no? Mi manca la neve. Anche a me. Allora, dell'Islanda sì, mi manca un po' il clima, mi manca, ecco cos'è che non mi manca dell'Islanda, le 24 ore di sole in estate. Che... Ecco, neanche a me. È la morte civile, secondo me, non c'è proprio una cosa che mai più nella vita, 24 ore di luce in tutta la mia vita, non riuscivo a dormire, e no. Poi sempre ti svegli, sempre il cielo azzurro, ma azzurro, azzurro, azzurro. Iperattiva. Esatto, una roba tremenda, ecco, quello non mi manca, preferisco il buio, che almeno dormi, è stato il problema, e la luce, no. Del clima islandese non mi manca il vento. A quello sono abituata, esatto, tu sì. Perciò per me andava bene. No, ma finché c'era l'allerta gialla, sì, quando poi diventava un po', dipende, ovvero a Reykjavik, vabbè, lo accettavi perché tanto con le case, bene o male, si parava su. Quando tipo eri in mezzo del nulla e arrivavano le folate di vento, quella era la morte assoluta. Quando siamo andate a Snæfellsnes c'era la bufera. Cavolo, è vero. Lo ricordo ancora. E mi manca l'inverno, quando, vabbè, il Natale, che era bellissimo. Tutte le lucine. Sì, sembrava proprio il paese delle fate a Natale. Poi mi mancano i rosa dei tramonti e delle albe invernali. Quando eri sul lago del comune di Reykjavik, sul laghetto e poi lago, una parola grossa, al laghetto di Reykjavik c'avevi le lucine di Natale, delle case che si riflettevano in rosa. Che bello. Era bellissimo, sì, quello era proprio bello. Senti, invece, tornando un attimo al profilo accademico, pensi che l'esperienza dei studi in Islanda ti abbia fornito degli strumenti diversi rispetto all'istruzione italiana? Se sì, quali sono? E pensi invece che l'università islandese abbia qualcosa in meno rispetto a quella italiana? Prima mi dicevi che forse è stato un po' più facile, i metodi degli esami erano un po' diversi. In più, secondo me, hai la possibilità appunto di confrontarti più facilmente con persone che vengono da diverse parti del mondo. Ad esempio, in corso con me c'erano dei tedeschi, moltissimi americani, altri italiani, chiaramente, francesi. Quindi avevi la possibilità veramente di entrare in contatto con metodi di studi, metodi conoscitivi, approcci diversi, anche livelli di preparazione differente, quindi dovevi anche metterti in gioco e spiegare cose che magari sapevi in più, perché è un vantaggio dell'università italiana, almeno in storia, e avere una preparazione superiore rispetto a altri paesi. E poi nel mio caso ho avuto la possibilità di studiare cose che ad esempio a Bologna non erano studiate. C'è un corso di filologia germanica che affronta parti di letteratura nordica anche, però mancano quei corsi come Old Icelandic, lo studio dei manoscritti islandesi, lo studio generale della letteratura islandese, quelli mancano completamente, sì, secondo me, almeno nel mio caso bolognese, poi forse a Venezia e da altre parti sono affrontati, questo non mi ero posta il problema, anche perché io volevo continuare il mio percorso in storia e non in lingue, e quindi questo è sicuramente stato un motivo della scelta e un motivo di pregio, perché appunto in Italia non c'è come campo di studi, così sono andata proprio alla radice dell'ambito di studi. Invece c'è da dire che, avendo avuto un background italiano importante, perché io vengo dal, almeno nel mio ambito di studio, ho fatto il classico triennale magistrale in Italia, chiaramente hai un'idea sia dell'università stessa, sia dello studio diverso. Io mi ricordo che avevo mattoni di roba da studiare per gli esami, i libroni, più articoli, le lezioni e tutto il resto, e anche l'esame era un esame di un certo tipo, orale, con un confronto e discussione, ecco, ci sono anche gli esami un po' più così, chiaramente, come tutte le università. Però avevi un metodo di studio ben diverso. Arrivare poi lì e ti trovi a studiare lì,
hai molti articoli, al massimo una tesina che si basa sugli articoli magari che cerchi in più e neanche devi leggere quelli che in teoria erano da fare. Gli esami scritti sono comunque con domande, meno male che sai un po' già dove andranno a parare. E quindi erano esami per noi italiani, secondo me, molto più facili. Mi ricordo che anche tu dicevi circa la stessa cosa per geologia, e non solo geologia, ma per geoturismo. Oddio, allora, geologia in realtà no, penso sia stato l'unico esame per cui ho studiato tanto. Comunque c'era un librone così, sia geologia che geologia dei ghiacciai. Diverso per altre materie. Ad esempio, tutte le materie teoriche di turismo, ha un senso questa cosa, perché comunque gli studi sul turismo sono una materia nuova. Probabilmente non c'è tanto materiale a livello di libri di testo. Ce ne sono alcuni, però la maggior parte è tutta letteratura che continua ad uscire. E poi anche per come era impostato il mio corso era impostato per far ricerca, quindi hanno insegnavano come utilizzare la letteratura scientifica allo stato dell'arte. Lì chiaramente poi ognuno decideva cosa fare. Chiaro che i testi e gli articoli di base erano quelli, però poi tu dovevi decidere quali leggere per produrre il tuo materiale. È un lavoro diverso da studiarti il mattone così, però se devo essere sincera, a me è rimasto molto di più questo tipo di lavoro rispetto al lavoro che ho fatto in triennale. Io a triennale ho fatto lingue, ho studiato tantissima letteratura, tanta, proprio tantissima. Io non mi ricordo quasi niente, perché erano nozioni tirate una dopo l'altra, che rimanevano poi a livello teorico, ed è quella la cosa che secondo me differisce dall'Islanda, perché in Islanda impari delle nozioni, poi le applichi al tuo stesso lavoro, che spesso era pratico, perché comunque noi abbiamo dovuto fare delle ricerche, andare in alcuni posti, intervistare delle persone, andavamo a vedere, per dirti, l'hotel, piuttosto che il campeggio, che il sito turistico. C'è un approccio molto più pratico alla cosa. Questa cosa si è aggiunta poi all'esame di geologia, perché quando io ho studiato geologia, chiaro, avevo il librone grosso così, avevo anche gli articoli, perché noi chiaramente, essendo in Islanda, ci basavamo molto sulla geologia islandese, che raramente è descritta nel dettaglio nei libri di testo, anche perché i libri di testo sono in inglese. Magari potevi trovare qualche esempio, tipo un esempio di vulcano hotspot in Islanda, finito. Nell'articolo scientifico scritto dal mio professore, o comunque da un professore di quell'università, c'erano tutti i dettagli sul vulcano X, il ghiacciaio Y. E poi noi andavamo effettivamente a vedere questi posti, andavamo a raccogliere i pezzi di pietra, analizzarli, alle volte anche da soli come compiti. Io sono dovuta andare un giorno in una spiaggia a prendere dei pezzi, mi sono sentita anche un po' una ladra, a prendere dei pezzi di una stratificazione, perché il professore voleva l'analisi di quel pezzo stratificato. Perciò la mia personale esperienza mi dice che forse è un po' meglio questo tipo di approccio. Poi chiaro che io mi sono resa conto di avere anche una mentalità probabilmente molto più pratica che teorica, tendo ad imparare più delle cose che non sono astratte, ma che sono molto, molto concrete, molto pratiche, quindi su di me ha funzionato di più rispetto all'Italia, però so che non per tutti è così. Sì, quello sì, c'è da dire che anche a me è stato più utile la parte pratica, appunto le traduzioni, quelle cose lì che penso che non so se noi si fanno in letteratura latina, penso che anche lì studino solo latino, poi ci sono i corsi di latino per chi non l'ha fatto, ad esempio. Però c'è da dire che almeno in un ambito di studi come storia, appunto, le materie umanistiche, bene o male, la base che ci danno noi, più appunto di studio e di manuale, è fondamentale per crearti le basi. Poi dopo è giusto, secondo me, il magistrale fare le cose più pratiche. Per quanto riguarda un po' i miei colleghi in generale non italiani, ho notato che mancava, poi può essere stato il caso delle persone, per l'amor di Dio, però ho notato che mancava un po' quella base storico-culturale che a noi in università e nei licei ti danno. Sì. Chiaramente noi studiamo anche una storia abbastanza importante, quello è vero. Anche le basi di lingua, io vedo la grammatica come l'abbiamo studiata noi, in altre parti non la studiano. Quindi è un vantaggio perché conosci,
Cioè, io sono sempre stata dell'idea che devi provare sia il metodo italiano che il metodo anglosassone, perché alla fine quello islandese è fondamentalmente più anglosassone, e unirli, che secondo me è l'unico modo per formare veramente un bravo studioso, un bravo tecnico, un bravo... Comunque, sono d'accordo. Esatto. Un aspetto, tra l'altro, che a me ha colpito molto dell'istruzione islandese, ma di quella appunto anglosassone, ho studiato anche in Inghilterra, quindi diciamo che sono molto simili come sistemi. Il fatto di poter discutere in classe, sì, cosa che in Italia io non ho mai fatto. Tu andavi a lezione, ascoltavi il professore, buon finito, andavi a casa, studiavi da te, al massimo potevi andare a ricevimento se non sì, capivi qualcosa. In Islanda io ho dovuto tirar fuori un attimo il coraggio, perché comunque caratterialmente sono un po' timida, però è una cosa che era richiesta da diversi corsi, la partecipazione attiva. Ti dava addirittura un punteggio finale all'esame in alcuni corsi. Lì ti rendevi conto proprio del fatto che potevi tirar fuori quello che tu avevi capito della lezione o dell'articolo che avevi letto, confrontarti con gli altri, ed è una cosa che secondo me è molto importante. Dovevi comunque argomentare, ed è un lavoro che non è semplice, al quale secondo me noi italiani non siamo abituati. E un'altra cosa che mi piaceva tanto era fare questo lavoro con i professori stessi, cosa che in Italia ci sogniamo. E invece io mi sono trovata alle volte a dibattere con dei docenti dicendo: secondo me non è così, perché tizio ha detto che, ma l'altro ha detto che. Ed era una cosa bella, perché poi alla fine ognuno accettava l'opinione dell'altro, anche perché quando non si parla di scienza, ma si parla magari di una visione, non lo so, su, non lo so, le fabbriche d'alluminio in Islanda, per dirne una, che era un argomento di uno dei miei corsi, non c'è una verità assoluta, c'è un'opinione piuttosto che un'altra. E questa è una cosa che a me è servita tanto nella vita, poi, oltre che a livello accademico. Sì, quello sì. Io bene o male ho avuto un po' di fortuna in Italia, perché alcune lezioni seminariali le facevamo, quindi di confronto dibattito, anche stesura tesine che poi dovevi presentare. Però chiaramente non era quel tipo di lezione dove io, infatti anch'io come te, ho fatto molta fatica, perché essendo molto timida io poi, quando eri a queste lezioni, che in Italia noi le definiamo seminariali, invece da loro sono normali, dove eri obbligata a parlare perché faceva parte del voto finale, e io facevo veramente fatica, perché alcuni dicevano già le cose che un po' pensavo io e altre cose magari che non condividevo, paura di esprimermi, e quindi fai fatica come italiano a inserirti in un mondo così. Cosa che apprezzo e non apprezzo allo stesso tempo è questo rapporto molto amichevole col docente. Mi piace, perché chiaramente hai un rapporto dove si può discutere, si può parlare, vai a bere una birra come facevamo noi sì, a volte. Eravamo tutta la classe che andava a bere una birra con i nostri professori a fine della settimana, e, cosa che in Italia penso non faccia nessuno. Quello mi piace, perché comunque ti crea un rapporto più personale col docente, ti senti più libero di discutere così, però venendo da un mondo fortemente italiano, quindi gerarchico, a volte non mi piace, perché faccio fatica a rapportarmi con questi docenti. Sempre sul filone universitario, avresti preferito frequentare un master intero in Islanda anziché un solo anno, o pensi sia stato meglio dividere la laurea tra l'Italia e l'Islanda? È stato meglio dividere la laurea tra l'Italia e l'Islanda, un po' perché secondo me 2 anni, per quello che dovevo fare io, non aveva senso. Cioè, fare tutto il master, nel mio caso personale, non aveva senso. È stato utile, perché io ho fatto poi essenzialmente i corsi che mi servivano per quello che è il mio percorso di ricerca e di studi, e in Italia anche ho potuto un pochino relazionarmi il primo anno con altri miei colleghi italiani, continuare un pochino a studiare col metodo italiano, che secondo me è fondamentale. Cioè, secondo me è importante avere un primo anno di base italiano, dove studi e ti danno le basi della conoscenza, e fare un secondo anno pratico, e secondo me quello ha aiutato molto. Quindi unire i due mondi, per me quello è stato fondamentale. Poi esatto, se tornassi indietro farei la stessa cosa, non farei 2 anni là, ecco.
Hai già accennato qualcosa prima, però per quanto riguarda la vita sociale, come ti sei trovata, specialmente con gli islandesi? Ma come vita sociale con gli islandesi pari a zero, perché ne ho conosciuto uno all'inizio tramite le mie coinquiline, si è usciti un paio di volte, però è finita lì, poi mi hanno dato l'idea di essere un po' più chiusi alcuni. Cioè, un po' mi ha dato l'idea, vabbè, ma voi siete qui per questo periodo qui, non ha senso magari sì. Entrare in relazione con voi. Tant'è che mi sono sentita dire una volta, perché studiare l'islandese che tanto non lo parlerete mai bene. A me questo è quello che è capitato. E poi ne ho conosciuto un altro invece molto carinissimo che è fantastico, che poi è il fidanzato di una nostra amica e questi sono gli islandesi che io ho conosciuto personalmente, poi so che ad esempio anche tu ne conosci molto di più, molti di più, ma io con loro non sono entrata in contatto. Sembrano persone veramente meravigliose, però io oggettivamente non ho avuto rapporti con altri islandesi a parte questi due. Ma pensi che sia stato un po' per il tuo contesto, che comunque eri in università e non c'erano modi di conoscerne, o proprio per una loro ostilità nei confronti, diciamo, dello straniero che viene per pochi mesi? Ma io ostilità non penso di averla percepita, perché ho avuto proprio pochissime possibilità di entrare in contatto con loro, perché il mio corso era interamente composto da persone straniere, non c'era un islandese. Io quindi non ho avuto occasione proprio di cioè di dire dove li incontri, se no, anche se vai nei locali, bene o male, non è facile che loro si approccino a te. Anche perché secondo me mi danno l'idea che tutti si conoscono tra di loro e quindi sì, parlano con quelli che si conoscono. Lo farei anch'io sinceramente, cioè in un locale non andrei da uno e direi ciao, tu chi sei? E poi mi hanno raccontato altre ragazze che convivevano con me, che loro invece erano in corsi integrati con altri islandesi e avevano il problema che loro parlavano tra di loro solo islandese, cercando di non farti integrare minimamente tra di loro, perché c'era proprio l'idea, vabbè, ma tu fai solo questo corso qui e poi vai via. Sì, io ripeto, forse se fossi stata in un corso pensato non per studenti stranieri, magari integrandomi, chiaramente avrei avuto la possibilità di conoscere qualcuno in più di autoctono. E quindi un pochino anche quello, so di persone che hanno deciso di rimanere lì, hanno amici islandesi, sono integrati benissimo, quindi probabilmente, cioè riconosco che magari la colpa sia di e da entrambe le parti. Senti, l'ultimissima domanda: torneresti a vivere in Islanda o consiglieresti a qualcuno di farlo? Non penso che tornerei a vivere in Islanda. Mi è piaciuta, sono stata bene e tutto il resto, però non penso, per come sono fatta io, di vivere in Islanda, ecco. Io consiglio di provare, se uno vuole, di andare a vivere in Islanda, perché mai dire mai, però secondo me è una cosa un po', come si dice, ci devi nascere, non so come dire. Ci vuole un carattere un po' particolare e... Ma guarda, secondo me ci vuole anche un po' un contesto tutto intorno, perché io penso, alla fine, se avessi trovato un lavoro fighissimo là, avessi avuto magari il mio fidanzato là, con un po' di soldi, non lavorare solamente per pagarmi l'affitto, magari sarei anche rimasta, ecco. Sì, ammetto che ci tornerei anche una volta all'anno, però viverci... Capisco benissimo, sono dello stesso parere, tranne appunto avendo veramente un'occasione molto molto buona e proficua, ma altrimenti no. Comunque, grazie Beatrice per questa interessantissima chiacchierata, sono sicura che il tuo punto di vista sarà molto utile a chi sta pensando di trascorrere un periodo all'estero, sia per motivi di studio ma anche per altri motivi magari. E vi anticipo già che Beatrice sarà di nuovo ospite di questa serie prossimamente per una puntata di approfondimento su un tema legato all'Islanda che appassiona molti. Ma non aggiungo altro per lasciare un po' di suspense. Dunque, se siete curiosi, continuate a seguirci e lo scoprirete. Vi ricordo inoltre che se volete potete seguirmi sui miei social, sia su Instagram che su Facebook. Il mio nome è Polar Mary. Grazie ancora dunque a Beatrice. Grazie a te per la possibilità dell'intervista. E grazie a tutti voi per avermi seguito. Takk fyrir, bye!